Filippo Turetta è stato ritrovato ed è vivo. Il 22enne veneto è stato arrestato in Germania. Il giovane è accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sua ex fidanzata, trovata morta ieri nei pressi del lago di Barcisi in provincia di Pordenone. La sua fuga è finita questa notte, dopo una settimana di latitanza, quando è stato fermato dalle autorità tedesche. Da giorni gli inquirenti stavano cercando la Fiat Punto Nera con cui il ragazzo era fuggito. Il sospetto è che avesse programmato in anticipo la fuga, impostando itinerari secondari per allontanarsi dall'Italia. Nel suo PC, infatti, gli inquirenti avrebbero trovato ricerche su mappe per espatriare e per kit di sopravvivenza. Secondo l'accusa, Filippo Turetta avrebbe ucciso Giulia Cecchettin con diverse coltellate a testa e collo. Secondo alcune ricostruzioni, Filippo Turetta poi si sarebbe dato alla fuga, fermandosi domenica scorsa a fare rifornimento in un distributore automatico di Cortina. Le telecamere hanno inquadrato l'auto, la Fiat Punto Nera ed il ragazzo che introduceva il denaro nello sportello. Quando il titolare della stazione di servizio ha aperto l'impianto qualche giorno dopo, tra le banconote ne ha trovata una da 20 euro, con macchie di sangue.